Ciao a tutti, sono Andrea Delgatto e benvenuti alla prima lezione del corso base su Adobe Photoshop. Dopo, insomma, che abbiamo fatto tutte le lezioni su Adobe Illustrator, penso di aver concluso l'argomento, anche se poi magari ci sarà l'occasione di fare altri tutorial specifici, magari su qualche tecnica in particolare, però adesso cominciamo ad analizzare le basi di Adobe Photoshop. Come saprete, Photoshop è il programma di grafica più famoso al mondo, perché ci consente di fare veramente qualsiasi cosa con le immagini. A differenza di Illustrator, che lavora su immagini di tipo vettoriale, Photoshop lavora su immagini di tipo raster. Cosa significa? Significa che sono basate sui pixel. Come ad esempio questa immagine, questa è una realizzazione grafica che ho fatto io, una composizione, diciamo, con Photoshop. Se ingrandiamo, possiamo vedere molto bene che l'immagine è basata su tanti piccoli pixel, in questo caso pixel quadrati. Questo non succede nel caso di elementi vettoriali come quelli creati in Illustrator. Come vedremo, si possono creare alcuni elementi vettoriali anche all'interno di Photoshop attraverso tutti i vari strumenti forma che hanno, diciamo, ripreso un po' da Illustrator, però fondamentalmente Photoshop è un programma per elaborazione immagini bitmap. Come nell'altro corso vi avevo accennato che saremmo riusciti a creare un sito web attraverso Illustrator, in questo caso con Photoshop riusciremo a realizzare una bellissima illustrazione, una composizione come questa alla fine di questo corso. Quindi mi raccomando, seguite tutte le lezioni, non ve ne perdete una. Cominciamo come al solito con il file nuovo, con la shortcut Ctrl N. Anche posso attivare questa finestra e andiamo subito ad analizzarla. Innanzitutto, in alto possiamo inserire il titolo del nostro foglio, che però possiamo inserire anche successivamente, quindi lo lasciamo così, scritto senza titolo. E poi possiamo scegliere diversi tipi di uso che faremo del nostro progetto grafico. Quindi, questi riguardano progetti di stampa. Ok, quindi quando inseriamo carta internazionale ci aprirà subito un foglio A4, come vedete. Possiamo poi decidere se cambiare la dimensione, però la cosa più importante è che la risoluzione sarà a 300 dpi. E un'altra differenza tra il web e la stampa è che la dimensione sarà considerata in millimetri, mentre se andiamo a mettere un profilo web, come potete vedere, la risoluzione diventa di 72 dpi e la risoluzione, cioè il nostro, diciamo, metro, non saranno più i millimetri ma saranno i pixel. Cosa si intende per risoluzione? La risoluzione in dpi è la quantità di pixel, di punti per pollice. Quindi se noi mettiamo 72 avremo una risoluzione bassa, diciamo, che però è perfetta per i progetti web. Perché? Perché il nostro monitor ci rende un'immagine al massimo da 72 dpi, alcuni da 92, però fatto sta che se dobbiamo creare un'immagine per il web dovrà essere snella, dovrà essere non troppo pesante, e quindi la risoluzione a 72 dpi è assolutamente perfetta, mentre se dobbiamo fare un progetto di stampa dovremmo utilizzare la risoluzione massima. Diciamo c'è anche più di 300 dpi, ma la risoluzione consigliata è proprio questa per la stampa, 300 dpi, che comunque ci regala un'immagine veramente molto definita. Andiamo ad aprire il nostro file nuovo. Come potete vedere, ci apre un foglio bianco, semplicissimo. Possiamo decidere di rotare l'immagine se la vogliamo in orizzontale. Con la shortcut Ctrl più posso zoomare, con la shortcut Ctrl meno posso rimpicciolire. Andiamo ad esaminare subito l'interfaccia di Photoshop. Come potete vedere, ci sono tantissimi pulsanti. Cominciamo da una cosa per volta, così per renderci conto di cosa possiamo veramente fare con Photoshop. Allora, innanzitutto la palette più importante è quella dei livelli, perché Photoshop, l'innovazione di Photoshop è quella di poter creare immagini su più livelli. Anche Illustrator ha i livelli, però diciamo che il pioniere in questo è stato Photoshop. Cosa ho fatto? Spingendo su questa iconcina ho creato un nuovo livello. Quindi non vado a disegnare sullo sfondo, ma disegno sul livello superiore. Cosa significa questo? Che se io ad esempio con lo strumento selezione creo un elemento, posso con il secchiello, questa è proprio la base, diciamo,
anche con Paint si poteva fare. Col secchiello riempio la parte selezionata. Questo rettangolo non sta sopra al nostro sfondo, ma sta nel livello superiore. Con l'occhio lo posso togliere, spingendo sull'occhio, e lo posso rimettere. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di poi poter spostare il nostro elemento a piacimento, metterlo dove vogliamo, oppure modificarlo con filtri o con ad esempio opzioni di fusione. Possiamo inserire, non so, un'ombra esterna senza che il livello inferiore venga toccato. Allora, mettiamo una bella ombra, gli diamo un'inclinazione così e il nostro rettangolo diventa già un po' più realistico perché viene staccato dallo sfondo. Ok, questa è, diciamo, una piccola introduzione sui livelli. Come potete vedere, l'occhio ci consente di attivare o disattivare le cose, quindi in questo caso possiamo disattivare il livello, ma possiamo disattivare anche l'effetto che abbiamo dato. Possiamo disattivare tutti gli effetti da qui o ha solo un effetto, perché poi tutti gli effetti si metteranno in fila sotto a questo. Faccio un esempio. Oltre all'ombra esterna decido di dare un bagliore interno, anzi no, gli diamo un effetto rilievo. Ok, lo aumentiamo un po' per renderlo più visibile. Questo è un effetto, diciamo, abbastanza classico di Photoshop. Ecco qua, vedete che l'effetto rilievo si mette, diciamo, sotto effetti e quindi possiamo togliere uno o possiamo togliere l'altro. Questo ci dà una grandissima libertà d'azione che poi scopriremo. Cominciamo a vedere i tools. Il tool che già sto usando in questo momento è la selezione diretta. Questo strumento, come diciamo, penso abbiate già capito, ci consente di selezionare un elemento e di spostarlo. Non solo la selezione serve per spostare, ma anche per trasformare. Posso selezionare un elemento sia dal livello stesso, attivando l'opzione selezione automatica, che se è disattivata non ci consente di farlo. Vedete, seleziono uno sfondo, poi clicco qui e non lo seleziona, quindi devo mettere selezione automatica. Dopodiché, quando seleziono un elemento, lo seleziona anche nei livelli. Questo è fondamentale, dovete sempre tenere d'occhio la palette di livelli perché molto spesso ci troviamo a fare delle cose e Photoshop lavora solamente sul livello che è selezionato, quindi se selezioniamo un livello sbagliato non capiamo cosa succede, ma succede qualcosa di sbagliato. Con la shortcut Ctrl T, una volta che ho selezionato il livello, posso trasformare questo oggetto. E cosa posso fare? Vediamolo. Cliccando col destro ho le varie opzioni. Come potete vedere, c'è scala che è già attivo, quindi posso rimpicciolire l'oggetto. Tenendo premuto Shift, l'oggetto si trasformerà in proporzione, mentre se tolgo Shift, l'oggetto si trasformerà sformandosi. C'è ruota che chiaramente ci fa ruotare l'oggetto, con Ctrl Z torno indietro. Inclina, ok, per creare degli oggetti inclinati. E poi veniamo a quelli un po' più interessanti, come ad esempio distorci. Distorci ci consente di muovere il nostro oggetto in svariati modi, partendo dagli angoli ma anche dai lati, vedete? Quindi posso creare un movimento prospettico che ci darà un senso di profondità. Possiamo adattare, ad esempio, un'immagine a un'altra immagine, come vi sarà capitato di vedere un sacco di volte il classico poster attaccato sul cartellone pubblicitario. Questo viene fatto con distorci o anche con prospettiva. Prospettiva, è un po' più legato rispetto a distorci perché muove insieme i due punti. Vedete, però la prospettiva viene più simmetrica. Ok. Altra invece è forse quello più interessante tra questi strumenti, anche se bisogna usarlo con cautela perché se lavoriamo su un'immagine reale è molto probabile che la distruggeremo. Non sarà più realistica, però andiamo a vedere cosa si può fare. Attraverso queste leve io posso modificare la mia immagine anche partendo dal centro e posso proprio distorcerla a mio piacimento e posso creare tantissimi effetti, lavorare sia su questa selezione che ho fatto, ma anche
su un'immagine vera e propria, quindi su un viso, posso insomma creare tantissime cose. Ecco qua, l'ho massacrata. Dando ok, solo con ok, perché altrimenti non potremmo andare avanti nelle nostre modifiche. Vi faccio rivedere. Allora, se io tengo questa visualizzazione e ho finito di modificare l'immagine, non posso fare nient'altro, vedete? Finché non do l'ok alla trasformazione. Allora, se io applico la trasformazione, posso andare avanti. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la palette di livelli, la selezione diretta e anche lo strumento selezione rettangolare che approfondiremo però anche nel prossimo tutorial. Se questo tutorial vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e se vi va di mettere mi piace sulla mia pagina Facebook Andrea del Gatto Grafica. Al prossimo tutorial.